Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti in questa nuova live della Survival, la Survival del lunedì, che oggi si sposta direttamente in live perché non ho fatto il video. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Devo tornare subito all'Overworld che sono venuto a controllare il mob switch come al solito. Come va? Cosa mi raccontate? Com'è andata la vostra giornata? Poi vi racconto la mia, ovviamente. Bentornato Rue, grazie per i 3 mesi. Un 9 in storia, ottimo, ottimo. Questo razzetto abbastanza sprecato, ma va bene. Siamo tornati al portale. Sto meglio, spero di riuscire ad andare a lavoro domani. Beh, diciamo Marti. Quando si dice sto meglio, di solito non si associa con spero di andare a lavoro. Cioè, nel senso, sto meglio, punto. Poi lavoro, che palle. Come si fa a collegare Minecraft a Twitch? Che senso collegare Minecraft a Twitch? Se intendi il server, si fa tramite server, appunto, tramite chat del server. Altrimenti non credo neanche serva. Buonasera a tutti di nuovo, comunque. Allora, cosa dite di bello? Un 7 in chimica. A me oggi è arrivato il cane, mo ho cane e gatti. Bello, che razza hai preso? Alla fine tu chi voti? Non ho ancora deciso. Non voto il pinguino, ma non ho ancora deciso tra armadillo e granchio. E ci sono le due campane che la cosa poi molto simpatica è che i due fronti, cioè quelli che votano granchio e quelli che votano armadillo, non è che dicono "Ah, io voto armadillo perché". No, io voto armadillo perché il granchio fa cagare, io voto granchio perché l'armadillo fa cagare, cioè è fantastica la community di Minecraft. Sta proprio dando il peggio di sé in questo periodo. Io devo capire quale mi dà più soddisfazione a livello di gameplay, tutto qui. Ah, la petizione del mob vote ha raggiunto 200.000 voti. Va bene, 200.000 persone hanno perso il loro tempo, che bello, fa piacere saperlo. Te la pesca te al limone, ma basta con questa domanda, dai. Non è neanche più estate. La community di Haiti in arrivo? Bah, ma magari nuova community parte chill, chi lo sa. Bentornato Sweet Panda, grazie dei 21 mesi. Sono entrato oggi nel server dopo un mesetto che non entravo per impegni vari. Ci sono contest nuovi? Sì, c'è il contest antico sul vanilla e c'è il contest basi sul server Cobblemon. E le mie cuffie sono più annodate che mai. Duecentomila persone hanno dimostrato di avere il FOV a 200. Oh mio Dio. Tè alla trippa o tè all'ananas, Madonna. C'è chi direbbe comunque la trippa. Perché oggi non c'è stato l'episodio? Perché non ero in casa, ero via. Infatti io sono qui tipo zombificato questa sera. Sto deambulando. E perché mi sono svegliato molto presto, non ho dormito tantissimo, né particolarmente bene, perché ultimamente dormo parecchio male. E sono dovuto andare a Brescia per un evento. E Neko, gli dai tipo 3 ore di mute a questo utente un po' pazzerello, grazie. E dicevo. Sono andato a Brescia per un evento e poi sono tornato a casa, insomma, un'oretta di viaggio. E diciamo che ero abbastanza sonnato, mi sono calato un energy drink per la live. Nico ha dormito tutto il pomeriggio. Non dico che ti odio per questo, ma un po' ti invidio, mettiamola così. Quanti iscritti al contest di domani? Calmi. Non ho ancora guardato un cazzo. Io, ragazzi, torno un essere vivente, senziente e respirante da domani, diciamo. Da domani. Adesso sono ancora un po' in after da evento.
Poi da domani fino al Minecraft Live arrivano dei giorni che potrebbero essere un po' più chill, ma io vengo da una settimana di fuoco, praticamente. Pensavo saltasse anche la live. No, 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 tranquilli. Mi sono impegnato per esserci. Allora, come vedete siamo nella survival, ovviamente. E per iniziare, io direi di prendere i razzetti e prendere anche un po' di carote d'oro. Forse i carote d'oro non ci servono, però i razzetti sì. Perfetto. Pensa che a me manca metà mappa delle custom map. Questa non è una buona cosa, diciamo. Più tardi facciamo anche Lies of P, a meno che non tipo mi addormenti sulla tastiera. Potrebbe succedere. Bentornato Lalas. 13 mesi, livello 2, finalmente un anno insieme. Come se non bastasse, oggi è pure il mio compleanno. Ma lo devo passare a studiare. Tanti auguri, Lalas. Mi spiace che lo passi con la letteratura inglese, sembra una roba davvero pallosa. 64 precise. Che top. Bene. Saliamo su. Mettiamoci un attimo qui. Allora, cosa è successo oggi e com'è andata? Se ti addormenti si cambia il titolo in Just Sleeping. Ma sapete, quasi quasi, le facciamo le live Just Sleeping? Mi metto un materasso qua dietro. No, ma ho avuto un'idea clamorosa. Facciamo che creiamo una serie di farm FK, ok? Poi la notte, finita la live, io mollo il mio personaggio a farmare nella farm FK. Qua mi prendo un lettino e io mi piazzo a dormire e metto Just Sleeping. E tutta la notte va la live con la farm che autofarma e io che dormo. Ci sta? Lo facciamo? Poi iniziamo a mettere i disturbi, tipo la macchina che ti piscia l'acqua addosso, queste cose qui, e siamo a posto. Matti Yucche, grazie per i 3 mesi. Buonasera. Come si fa a entrare nel server da play? Si può entrare. Ti consiglio di andare nel gruppo Telegram dove c'è il tutorialone. I Sandallert sono ammessi. Aspettate, devo bere, se no oggi non ce la faccio. Farebbe parte del gioco. Bentornato Fallout con i 45 mesi. Mamma mia. Ti consiglio prima di filmarti quando dormi per essere sicuro di non fare cose che non vorresti far vedere in live. Non faccio niente di strano se non rigirarmi. Ammuzzo. C'è uno streamer che fa. Lo so che fanno veramente le live così. Non l'ho detto a caso, lo so, lo so. Io non ho idea di come facciano a sopportare una roba del genere, però. GG. Bentornato Dani Fire. Ero all'evento Brescia, sì. Sì. No, Karen non è venuta. Comunque c'era la bimba che aveva anche l'asilo. Quindi chiaramente non potevamo andare via entrambi. Qualcuno di voi, per puro caso, era all'evento di Brescia oggi? È molto difficile. Dani dice io. Ma ci siamo incontrati? Sei venuto allo stand? Allo stand? All'area meet and greet? Intanto, grazie a Snap per i 12 mesi. Se arriva un'altra resub, ci parte pure l'hype train. Pensateci. Un'altra interazione e parte l'hype train. Non potevo, devo studiare. Pensate che. Oh, grazie Liam che regala una sub. Grazie
a Trubisco. E poi pure dei beats, grazie Liam, buonasera. Mi hanno mezzo obbligato ad andare dentro nell'altro evento. Ma allora, la cosa è che l'evento di oggi era una sorta di... non lo so, cioè diciamo una sorta di fiera, ma destinata ai ragazzi delle scuole. Quindi era una cosa che si faceva con la scuola, era una giornata scolastica. E le classi sono andate a quest'area fiera di Brescia. E lì dentro giravano, c'erano tipo varie figure professionali che parlavano di sé, c'era la simulazione di un colloquio e c'era un palazzetto dove facevano un evento. E apparentemente a un certo punto hanno preso tutti, li hanno costretti ad andare nel palazzetto, non so per quale cazzo di motivo. E io non ero nel palazzetto, cioè potevamo fare anche un intervento sul palco nel palazzetto, però abbiamo detto, senti, no, cioè siamo qui per fare il meet and greet. Oggi non ho voce. Facciamo il meet and greet e basta. Anche perché vai a parlare al palco, c'hai davanti tutti studenti che vengono da chissà dove, magari manco ti conoscono la maggior parte di loro, che cazzo vai a fare? Fai il meet and greet, chi ti conosce viene a vederti ed è più contento. E grazie a Luch per i 41 mesi. Sul post Instagram ti hanno descritto solo come streamer, avevo chiesto di correggere, si vede che non l'hanno fatto. Oggi eri allo Smart Future, sì. Sei da Dio con i capelli lunghi, senza cappello, però quasi non ti riconoscevo. Ti ringrazio, Laudris. E eri... c'eri anche tu. C'eri anche tu, mi hai visto, se no come facevi a saperlo? Effettivamente dovrei iniziare a levare il cappello. Il problema è che non ho voglia di venire acconciato, cioè acconciato, di venire ordinato in live. E oggi all'evento erano abbastanza ordinati i miei capelli. Però ragazzi, non c'ho sbatta. Cioè il giorno in cui entro nel mindset di avere sbatta, di sistemarmi, allora va bene, però non c'ho sbatta. Il cappello lo metti e se posso, cioè tutto qui. Ah beh sì, ma avranno taggato ovunque. Certo, certo. Vabbè, vi racconto un po' questo evento. Allora, noi siamo andati senza aspettative, perché non era una fiera e non era un evento dove le persone venivano appositamente per vederci. Era anche la mattina del lunedì, quindi... cioè, il meet and greet era alle 9 di mattina, ragazzi. Quindi io, per essere lì alle 9 di mattina, mi sono svegliato alle 6 e qualcosa. Solo che sono andato a dormire alle 2. E durante la notte non ho dormito molto bene, dato che Evelyn mi sveglia in continuazione. Quindi sono andato... nel senso, le due sono andato a dormire prima. Ho dovuto fare cose dopo la live, come al solito. Sono andato a dormire, ma non mi sono addormentato. Non avevo sonno. E quindi mi sono addormentato verso le due, in quel senso. E quindi mi sveglio, colazione, cambio, fretta. Sono partito alle 7:50. Dovevo fare benzina. Mi aspettavano alle 8:30 a Brescia, quindi mancavano 40 minuti, la strada diceva 45 minuti. Panico, ho detto se c'è il traffico arrivo in ritardo, palese. Però mi sono trasformato in Max Verstappen e sono arrivato addirittura un po' in anticipo, ho dovuto aspettare fuori che mi portassero i pass. Non si sa come. Cyberfang, grazie per i 12 mesi. Poi c'è stato l'evento, noi avevamo, dico noi perché eravamo io, Dani e Tiar insieme, e poi siamo diventati io, Dani, Tiar e Fieric, che arrivava alle 10, non si sa per quale motivo, noi alle 9, lui alle 10, e alla fine eravamo nello stesso punto, proprio insieme con la stessa fila di persone. Vabbè, quindi siamo andati lì alle 9, dovevamo andare dalle 9 alle 11, zero aspettative. E io penso che anche l'evento non si aspettasse un granché.
Perché figurati, ci sono le scuole in gita, non è una roba proprio targettata, l'abbiamo sponsorizzata pochissimo, tant'è che molte persone ci hanno beccato lì a caso. Cioè, tipo, oddio, ma perché siete qui? Siamo ospiti, cioè, capito? Non lo sapevano manco. Comunque c'è stato un bordello di gente. Quindi 2 ore sono volate, perché proprio... Cioè, in 2 ore siamo riusciti a fare tutta la fila e a terminare giusti. Poi pausetta un attimo e ci fa un ragazzo dello staff: sono comparsi due ragazzi che chiedono di voi. So che avete finito, che voi eravate qui fino alle 11, ma se volete ve lo dico, se no gli dico di andare via. E abbiamo detto: no, cioè, finiamo la pausetta e torniamo. Siamo tornati dentro e da che erano due ragazzi si è riformata la calca. E abbiamo fatto un'altra ora e qualcosa, penso. Quindi alla fine abbiamo fatto 3 ore. Quindi c'è stata davvero tanta gente. Ecco, io sono una tra quelle persone. Laudris, se io potrei ricordarmi di te perché le ragazze saranno state 5 in totale, quindi non sarebbe molto difficile. Infatti a un certo punto diciamo, ma ragazzi, abbiamo solo pubblico maschile, avete visto? C'era tutta una schiera di ragazzi, basta. E poi, vabbè, dopo la fiera c'è stato pranzettino al sushi, ristoratore, perché proprio eravamo affamati come cani randagi. E poi siamo tornati a casa. Oretta di viaggio, in realtà un po' meno. Fate che verso le 4 e meno qualcosa ero a casa. Quindi top. Allora, io qui ho un po' di minchiate nell'inventario, quindi sarà il caso di gettarle in giro. In giro no, però, ma di gettarle, punto. O se no le scarichiamo qua temporaneamente, chi se ne frega. Uno con occhiali e maglia della Puma. Eravamo io e una mia amica e un altro. A saperlo che c'eri, preparavo qualcosa per voi. Ma non c'è bisogno, non c'è assolutamente bisogno. Un sondaggio per vedere quanti maschi e femmine ci sono. Ma in live ci sono molte più ragazze che... Cioè, per un attimo usciamo dalla cosa della leggenda, non ci sono ragazze su Minecraft. In live ci sono molte ragazze che seguono. Nei video, nei commenti dei video compaiono molto meno. Nella community dei sub ce ne sono tantissime. All'evento live ci saranno state davvero 5. Se non 5-7, ok? Su centinaia di persone che sono passate. Quindi, boh, non so. Dai, il sondaggio non penso serva farlo. Allora, bello chiacchierare, ma dobbiamo fare cose. Io l'altra volta mi ero messo a fare il terraforming, quindi possiamo un attimo continuare. E devo poi sistemare le fondamenta di questo pezzo. Gli altri sono tutti a posto, direi. Era proprio per farvi capire quanto fosse stata apprezzata la vostra presenza, almeno da parte mia, per quello che hai fatto fino ad oggi con i tuoi video. Grazie, grazie. Ah, è stato molto bello. Io in realtà non facevo un evento live da prima del Covid. Considerate che non ho più fatto niente. E quindi, boh, è stato bello vedere comunque che non è cambiato nulla. Cioè... C'è sempre tanta gente in tutti i posti, insomma è figo. Ma non so quando farò il prossimo, non lo so. Anche perché il GV probabilmente lo skippo. Mi spiace. Però avevo deciso di fare un evento, di sforzarmi di fare un evento che doveva essere il GV, poi mi è arrivato questo.
E ho deciso di fare questo, poi vediamo. Anche perché il problema è che un evento così, che te lo organizzano un attimo bene, è un conto. Il GV, che proprio sei buttato nella fossa dei leoni. Cioè, anche solo entrare allo stand, se non ti metti una maschera, non ci arrivi perché ti incontrano tutti sulla strada. Che ci sta. Però diventa una roba proprio poco organizzata. Cioè, di solito quando vado al GV... Per entrare, quando andavo per entrare allo stand ci mettevo un'ora, un'ora e mezza. Poi andavo lì, che arrivavo esausto e dovevo stare lì tutto il giorno. Con spazi sempre risicati. Quindi non mi ha mai fatto impazzire il GV, devo dire. Allora, prendiamo questi. E facciamo. E grazie a Choc, per i 21 mesi la survival il lunedì è sempre piacevole. Assolutamente. Ormai è tradizione. Allora, qui cerchiamo di abbassarci un altro po'. Tiriamo dritti fino qua. In realtà qui poi dovrò scendere ancora. Quindi per ora facciamo così. Oggi è uscito Goblin Slayer 2. Madonna, da quanto tempo? Per quest'anno basta fiere. Ma allora, ragazzi, se mi invitano, io ci vado anche. Però io vorrei anche... Non perché mi senta sto cazzo, però... Fare delle cose un attimo ben organizzate. Cioè, il mio problema è solo con le fiere giganti, tipo il GV, che è troppo un casino. Perché al GV o ci vai che hai un lavoro da fare e quindi non stai in giro, stai, che ne so, allo stand di un brand, di un marchio hardware, ti ospitano lì e allora organizzano loro privatamente come si deve. Però la fiera in sé è un cataclisma. Cioè, io vorrei fare le fiere che ho il mio posticino personale dove fare arrivare la gente, che ci sono io. Ci sono io e, diciamo, chi sta con me. Non che c'è lo stand di tutti gli streamer insieme che non si capisce un cazzo. Cioè, capite cosa voglio dire? Almeno quello. Il GV è un puttanaio, è una cosa assurda. Volete parlare del mob vote? Se volete dopo riprendiamo il discorso. Ok, per il terraforming qui ci abbassiamo solamente così. E poi in realtà siamo anche a posto. Qua potevo fare che ci si alzava un po', ma ormai ho costruito. Anzi, potrei fare che si abbassa qui. Altre cose particolari dell'evento. Allora. Vabbè, però che palle. Quando sono uscito dall'evento, vabbè, la mattina sono partito e c'erano 16 gradi. Quindi mi sono messo anche i pantaloni lunghi, leggeri ma lunghi. Quando sono uscito dall'evento, sono entrato in macchina. Il sensore, la macchina era sotto il sole, il sensore segnava 46 gradi. Cioè, ditemi se è possibile. Era sotto il sole, quindi per carità. Però stava a 46 gradi. Manco fosse agosto. Poi andando in giro, si è abbassato solo a Trentina. Però oggi faceva caldissimo. Non è possibile, cioè non si capisce più niente qua.
facciamo così. E poi che aneddoto vi posso dire? A un certo punto, a fine evento, è comparsa quella che penso fosse la responsabile dell'evento. Ed è venuta a complimentarsi perché comunque penso che abbiamo fatto una bella figura. Sono passate tante persone, erano tutti contenti, siamo stati disponibili. Proprio è stato, penso, una giornata divertente per chi è passato, no? Quindi si è voluta complimentare e poi ci ha chiesto i contatti, che è una cosa importante, cioè vuol dire, cazzo, mi sono piaciuti, devo chiedere il contatto, magari facciamo qualcos'altro. Speriamo salti fuori qualcos'altro. Qualche altro evento live, poi non so dove potrebbe manifestarsi. E poi è successo che, mentre eravamo un attimo a prendere aria fuori, arriva una signora che si accende una sigaretta, si avvicina a noi e ci fa: ma voi siete degli studenti? E noi tipo: no, grazie del complimento, però non siamo degli studenti, abbiamo 30 anni, figa. E poi ci fa che chiaramente era un po' per adularci, probabilmente. Ci fa che lavorava con non so bene che azienda, però insomma lavorava nel campo di quei macchinari che servono per le firme elettroniche, quelle robe lì. E ci ha voluto proporre una sorta di sponsor al volo. Cioè ci ha spiegato tutto e ci voleva portare a non so che stand, a fare non so che cosa, forse attirare persone per sponsorizzare il prodotto. In cambio avremmo avuto il prodotto gratis. Solo che immaginatevi noi con dei ragazzi delle scuole superiori che sponsorizziamo un prodotto che è uno scanner per le firme digitali. Ma cioè, ma a che scopo? A che pro? Anche io cosa me ne faccio di averne uno? È stato abbastanza bizzarro. Poi, boh, aneddoti, basta. Gli altri cosa hanno detto? Ma essenzialmente non volevamo risultare maleducati, quindi stavamo ascoltando la proposta. E intanto penso che ognuno singolarmente stesse pensando come dire di no. Al che io ero già pronto a dire una scusa, ma non mi ricordo chi mi ha preceduto. Aveva pensato la mia stessa scusa. Ovvero che, ma per queste cose dovete parlare con la nostra agenzia. Ah, è stato Dani. Ha detto, no, dovete parlarne con la nostra agenzia, noi non possiamo fare niente, non possiamo muoverci senza passare dalla gente. Cioè, l'ha buttata su un po' così per rifiutare e niente, basta, finita lì. E beh. Povera signora che guarda le live, nel caso la salutiamo e la ringraziamo per la proposta. Cosa ti devo dire? Un laghetto con un ponte? Ma qua dentro ti direi di no, non c'entra molto. Ma in realtà non è neanche una scusa da VIP. Cioè, parzialmente è verità, nel senso che... che se abbiamo un'agenzia che peraltro ci ha portato lì, non è che possiamo prendere accordi privatamente ignorando l'agenzia. Cioè, se tu hai un agente, gli accordi li fai prendere all'agente, ok? Detto ciò, una roba del genere non credo manco ci metterebbero becco. Penso gli interessi. Immagina se rispondeva, ok, passatemi il numero.
Ci sta. No, cioè, mandi una mail. Semmai, mandi una mail. Easy. Ok. Abbiamo dato giusto un po' di movimento. Adesso sistemiamo qui e non appena possibile dormo, così leviamo la pioggia. Allora, prendiamo i soliti materiali. Io però temo di aver finito i cracked stone bricks, perché non li ho più craftati. Tipo da un secolo che devo craftarli e non li ho più fatti. Adesso vediamo cosa fare. Vediamo un po' cosa fare. Vabbè, dobbiamo scendere giù innanzitutto. La live di oggi è survival e poi Lies of P. Domenica per il Minecraft Live sono io con Tech. Fine, siamo noi due. Bentornato Otto, 12 signori come giocatori di calcio. In che senso? Chi è il dodicesimo uomo? L'arbitro? Stai parlando della Juve? Ah, ecco un aneddoto divertente di oggi. È il portiere è l'undicesimo, però. Sono 10 in campo e il portiere è l'11. Oggi è partita una canzone, perché c'era la musica. Quella sarà perché ti amo, na 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 na. E ovviamente, mentre alzano il volume e si sente la canzone, la gente, potremmo essere stati compresi anche noi, hanno inneggiato un'altra forma del coro, ovvero che chi non salta è un beep juventino e poi la 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 la, e è partito il coro così, in mezzo al meet and greet. Tra l'altro ho scoperto che i bresciani hanno astio verso i bergamaschi. Questa cosa non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta. Perché c'è una rivalità e mi hanno insultato un po' Bergamo. Io simpatizzo un po' per la città di Bergamo, quindi non sono stato proprio contento. Allora, che cosa abbiamo qui? Cosa ho smeltato? Non ho fatto i compiti però. Non ci siamo, non ci siamo per niente. Facciamo così. No, quello che sto a fa. Facciamo così. E andiamo a prendere la lava. Ali di Gamer, grazie per i 15 mesi. Ah, il messaggio di 8. Vabbè, parti 12. Un anno è stato difficile e strano, ma piano piano sono arrivato qui. Non sto più seguendo le live. Non sto più seguendo le sue live per la mia mancata passione. Ok. Comunque, Eren, sarà il Games Week di Milano? Probabilmente no. La cam ci ha abbandonato. Maledetta cam. Ma scusa, ma ti interessa incontrarmi al Games Week e dopo che mi dici non sto più seguendo le live per mancata passione? Ma scusami. Sono di Brescia, vivo al sud, ma come città Bergamo mi piace. Vabbè, non so, non voglio dire che ci sia questo... che ci sia una faida aperta, però qualcuno ha detto così. A chi non interesserebbe? Beh,
a me non interesserebbe incontrarmi. Cioè, non è così importante, penso. Ciao Eren, sono arrivato ora. Ho visto che stavi parlando di come è andata a Brescia. Sono arrivato alle 9:30. Hai parlato prima? Speravo di incontrarti, peccato. Ne ho parlato prima, sì. Considera che, cioè, se non ci hai trovato è strano, perché siamo stati un'ora oltre l'orario prestabilito. Quindi siamo proprio restati il più possibile. Qua aspettiamo un attimo che smelti e intanto magari, anche se aprendo il libro si ferma lo smeltaggio, quindi non è una grande idea, però andiamo a segnare i primi nomi sul libro dei sub perché non l'ho ancora fatto, quindi andiamo a prendere il primo che è stato Rue. E Gio, bentornato con i 40 mesi, tutto bene, sì, tutto bene. Finché l'effetto della Red Bull resta attivo, va tutto bene. Appena mi scende, mi addormento. Però, teoricamente, la live riesco a farla. Penso di aver bevuto più energy drink in questa settimana che in tutto il resto dell'anno combinato. Cioè, questa settimana è incredibile. Cioè, mi sono trovato in certe situazioni che proprio volevo dormire sulla scrivania. È stata proprio una settimana bella carica. Ma nel dubbio non ne bevo un'altra, nel dubbio mi arrenderò a Morfeo e basta. Ci vorrebbe una vacanzina, sì, ma un fine settimana di vacanza non ora, direi. Fanno male troppi energy drink. Ma sì, guarda, cioè, bevo anche di peggio, non ti preoccupare. Matti Ferri, benvenuto, ti segno subito nel libro. E qua non è andato avanti a smeltare. Quindi facciamo che ci prendiamo, anzi che craftiamo intanto le altre cose. Facciamo così. Vediamo se ho altro muschio. Vabbè, iniziamo a fare questi. Prendo su altri 4 e andiamo. Volevo subarmi in live, ma non resistevo e volevo entrare nel server. Però poi, dopo aver fatto la sub, mi sono ricordato di avere altri 8 giorni di ban. E che cazzo hai combinato per avere altri 8 giorni di ban? Cosa vuol dire sta cosa? A casa tutto bene, tutto a posto. Carico per il Minecraft Live. Moderatamente. No, non sono ancora in clima, in realtà. Allora, risolviamo prima questo muro. Mi sono fatto 22 giorni di ban. Vuol dire che hai fatto qualche stronzata. Sai che se torni nel server e ti fai moderare ancora una volta, il ban diventa permanente per regolamento? Qualsiasi cosa tu abbia fatto e qualsiasi cosa farai. Perfetto. Di qua c'era già, l'ho solamente rinvenuto il fondo.
suo aggiornamento sarà una ciofeca, lo sappiamo tutti, non vogliamo pensarci. E il timore è quello. È quello. Ok. Posto. Ora possiamo sistemare queste parti qui. Quindi, qua ci vuole solamente un blocco. Qua facciamo così. E mi serve ovviamente il muretto e poi vabbè questi blocchi qui. Vediamo se li ho pronti. Spiegaci perché l'espansione dell'universo... Sì, vabbè, è più veloce della velocità della luce. Guarda, posso dirti che onestamente non ho proprio voglia di farlo oggi. Questa me ne serve altro. Facciamo dopo sta cosa. Quando faccio vedere gli ingressi nel video, oggi, ma oggi non c'è stato il video, quindi la prossima volta. Qua possiamo rompere. Sembra una cagata da fare, ma ci vorrà mezz'ora per fare tutta sta roba. Buonasera Tom, sei il mio terzo Twitcher YouTuber preferito. Oh madonna, dopo The Lars Raptor e non riesco neanche a leggerlo. Erin Minecraft, dalla Contea è tutto, alla prossima. Che bello essere, che bello. Bello come il Minecon sia per il terzo anno di fila il giorno in cui festeggio il mio compleanno. Ecco. Ma perché lo fanno sempre il 15? Non ho notato sta cosa. No, ragazzi, non ho pensato a chi votare. Non ho pensato neanche a chi votare in politica negli ultimi anni. Figuratevi il mob vote. Sono mega indeciso. Però deciderò. La differenza della politica, dove si va nella cabina, si disegna un cazzo sul foglio e si consegna così, in questo caso una scelta la prenderò. Ok. E poi qui. Così. Bene. Ah, non è sempre il giorno del tuo compleanno, ma è quando lo festeggi. Ah, ok, in quel senso. Vabbè, dai, ci sta. Shopperai Giroud in porta su FIFA? Poi l'ho visto. E, ragazzi, cioè, è successa una roba estasiante, bellissimo.
Non so se avete visto tutti la partita del Milan, non credo. Quindi per chi non segue il calcio, vi descrivo brevemente cosa è successo. Praticamente verso il 90esimo, il portiere del Milan fa un'uscita per anticipare l'attaccante e gli entra con il ginocchio nello sterno. Poi si rialza e fa la stessa cosa un altro attaccante. Ne ha battuti due fuori dall'area, non poteva usare le mani, quindi è andato di colpo di testa. E saltando molto in alto, però gli ha presi in gioco pericoloso. E quindi è stato espulso. Il problema è che la partita era quasi finita, quindi il Milan aveva finito i cambi. Rosso subito. Quindi, con due portieri in panchina, non potevano entrare. Cambi finiti. E in porta che ci va, se espelli il portiere, un giocatore di movimento. E c'è andato Giroud, che è l'attaccante del Milan di 37 anni. È andato in porta Giroud. Non solo è andato in porta, ma è anche riuscito a fare un'uscita tipo al minuto 100 e qualcosa, una roba folle. Un'uscita fermando l'azione degli attaccanti e salvando la partita. Meglio di Tatarusciano, sì, beh, praticamente sì. È stato abbastanza clamoroso, va detto. Il Napoli ha perso, vabbè, il Napoli quest'anno, ragazzi, non è più quello dell'anno scorso. Mi spiace, ma è così, apparentemente. Cioè, mi spiace, a me non frega un cazzo, mi spiace per i tifosi napoletani. È vero, cioè, Giroud può dire che nella sua carriera calcistica non ha mai subito gol. Cioè, lo può dire, avendo giocato in porta, ora potrà dire che non ha mai subito gol in tutta la carriera. È incredibile questa cosa. Stai rovinando la squadra perfetta, meme. L'ho visto anch'io quel video, bellissimo. Cioè, quella clip. Sì, ho visto anche il meme, che praticamente la nazionale francese ha per meme ha aggiornato la line-up dei portieri e ha messo Giroud tra i portieri della Francia. Allora, mi serve il basalto. E mi servivano i muretti che però ho su. No, non guardo le reaction del Napoli, non me ne frega una sega. Ho visto quella clip lì su TikTok. Fine. Più altre clip che utilizzano per fare i meme che sono molto divertenti. Però non conosco le fonti. È vero, Provedel che segna e Giroud che para. Cioè, è successo di tutto quest'anno già. Dopo l'episodio 1000 continua. Ma io ho mai detto il contrario. Cioè, è questo il fatto. Perché continuate a chiedermi se continuerò la serie o meno? Io devo capire sta cosa. Ci mancano i muretti. Easy.
Ah, è vero, nella partita anche l'altro portiere del Genoa è stato espulso. Il portiere del Genoa è stato espulso con una scivolata in area del Milan. Cioè, non ha senso questa partita. Praticamente il portiere del Genoa era nell'area del Milan ad attaccare, perché erano sotto, ed è stato espulso perché è entrato in scivolata per fermare un contropiede. È una partita davvero pazzesca. Mancherebbe solamente questa. E ci siamo. Ok, abbiamo sistemato tutto. Sì, Leo, l'abbiamo detto prima. Sì, ho visto. Dopo il terraforming correggerai la connessione. La cognizione mura esterne, cosa vuol dire? L'università mi sta massacrando, inizio ad avere sonno durante le live. Mi spiace, F. Internamente non lasciamo l'erba, ho solamente creato il terraforming, poi adesso vediamo. La congiunzione mura esterne. Ma dovrei aver già fatto tutto. Aspetta che controlliamo. Perché qua ho fatto, lì ho fatto. Sì, ho fatto tutto. Ah, questa roba qui? Ah, questa roba qui la facciamo. La faremo poi, chi se ne frega. Ti sarebbe piaciuto fare l'università? Io l'ho fatto l'università. E non mi è piaciuto, quindi. Ok, qui è a posto. La base della torre è un discorso diverso. È un terraforming diverso. Potremmo o fare quello. O pensare a come fare l'interno a sto punto. Dove io lascerei sì un po' d'erba, ma poca. Ma principalmente farei dello sterrato. Che dite voi? Ci occupiamo di fare la parte dentro. O cominciamo qua, l'esterno con la torre. Facciamo un sondaggino. Allora, terraforming interno o terraforming esterno? Potete votare se volete. Intanto Aex, benvenuto col Prime. E guardate qui. Solito Enderman maledetto. Peraltro, mi sa che ho abbassato, ecco, lo sapevo, i suoni dei mob. Come si fanno i sondaggi su YouTube? Se è un canale hai la sezione, se no non lo so come si fanno. Cosa studiavi all'Uni? Ho fatto fisica e ho fatto economia e marketing. Ok, volete fare il terraforming esterno? Va bene. Quindi ci servirà un sacco di pietra.
E dobbiamo rompere anche tantissimo. Un po' di pietra ce l'ho. Non credo basterà. Vediamo. E bentornato a Zodiac. Com'è possibile avere 62 votanti e 48 spettatori? Vabbè, Feus, vivi in un mondo tutto tuo. C'è un, non so, li hai contati in esadecimale gli spettatori, non so cosa tu abbia fatto. Allora, la live di domani non vi so ancora dire cosa facciamo, devo vedere. Dovrebbe esserci un contest, ma ne riparliamo. Allora, terraforming. Da dove partiamo a far sta roba? Serve anche la terra, però. Sì, ho cambiato facoltà all'università e poi ho detto: ma sai che c'è? Io non ci ho sbatta di fare l'università. Ciaone! E me ne sono andato. Possiamo partire da qui. Mi servono anche le cesoie, però. Ora, questo è il tuo lavoro definitivo? Minchia, insomma, è un po' di anni che lo faccio. Se fossi ancora in prova sarebbe un po' grave. Meglio così che rovinarsi l'esistenza a studiare qualcosa che non ti va di studiare. Oggi, dopo il meet and greet, ci hanno intervistato. All'evento. Io non so che intervista fosse, una cosa interna all'evento stesso. E cioè è stata un'intervista ignorantissima, perché tipo parlava delle scuole, del messaggio che si voleva dare. Solo che l'intervistatrice partiva da sinistra verso destra. E io ero a destra, in fondo. Quindi, tipo, non so, che messaggio volete dare ai ragazzi? È un messaggio di credere in se stessi, dico una roba a caso. Ok. Io dico che i ragazzi dovrebbero impegnarsi a studiare per costruire il loro futuro. Arrivavo io che avevano già detto tutto. Avevano già detto tutte le cose più semplici, le avevano dette, io dovevo inventare. A un certo punto fa. Voi, cioè, quanto è importante nel vostro lavoro la tecnologia? E chiaramente è importante, no? E quindi per troll gli rispondevano: beh, non serve a niente, basta che sai parlare e puoi fare lo youtuber. Cioè, gli rispondevano trollando. E non mi ricordo chi gli ha detto: almeno saper usare il cellulare, almeno quello. Poi, cioè, toccava a me, al posto di chiedermi cosa ne penso, mi fa: e tu lo sai usare il cellulare? Ho detto: fortunatamente, sì, ma che cazzo di intervista è? E poi si parla della scuola. Non so, cioè, io lì non sono neanche intervenuto praticamente. E praticamente hanno detto: sì, a noi che siamo influencer la scuola è stata importante, ci è piaciuta farla, tant'è che alcuni di noi l'hanno fatta addirittura per 6-7 anni, ci siamo fermati qualche anno in più perché eravamo appassionati, cioè solite stronzate. E questa qua tutta seria: ah, penso a te. Boh.
tipo, non so, non so, è stata un'intervista terribile. Non l'ho capita. Allora, qui prima di terraformare, però c'è un problema. Io devo tirar giù tutta la torre. Che cazzo terraformo senza sistemare la torre? Allora, torniamo, spero per l'ultima volta, e prendiamo, quindi, questi. Questi. Questi qui. E poi facciamo un po' di muschiati vari. Ok, i muretti. Madonna, quante robe devo fare. Muretti. Ok. Lo capivano il sarcasmo? Secondo me, metà e metà. È stata proprio un'intervista cringe. A un certo punto fa anche... Ah, a proposito di tecnologia, voi sapete che cos'è questo? E tira fuori un floppy disk. Ma perché? Aspettate che ho un messaggio. Ok, un messaggio di Karen. Vabbè, dicevo, tira fuori un floppy disk. E sapete che cos'è questo? È un floppy disk. Ma voi lo usavate il floppy disk? Beh, cioè, ma perché? Nel senso, cioè, che domanda è? Io gli ho detto, sì, io lo usavo quando lavoravo prima di fare l'influencer, per i progetti. Si facevano i progetti e poi il floppy disk lo usavamo per piegare i fogli. E non capiva. Gli ho fatto il progetto, lo pieghi e poi col floppy calcavi sulla piegatura per chiuderla bene. Mi sa che la tipa non ha capito. Perché effettivamente il floppy disk non serve un cazzo, però negli uffici i floppy disk sono rimasti lì e quindi di solito vengono usati nei modi più disparati. E io lavoravo per piegare i progetti fatti bene, utilizzavo il floppy disk per calcare sulla piega e usciva tutto perfetta, bella dritta, bella schiacciata. Però la tizia non l'ha capito. Boh, è stata un'intervista davvero pessima, che non dovevamo neanche fare, però appena finito il meet and greet è arrivata questa tizia dal nulla e fa: "Ma la facciamo un'intervista? Dai, venite, venite!" Ok, cioè così. È stata tutta trollata. E a proposito, grazie per i 12 mesi. Tifi Ferrari? No, cioè in realtà non mi interessa. No, non tifo la Formula 1. Non seguo, diciamo, quindi non ti posso dire che tifo Ferrari. Bollo, non mi dire cosa devo fare, che poi mi gira il cazzo. Se voglio fermarmi a parlare, mi fermo a parlare. Fai il bravo. Sono tutti fan della Ferrari. Boh, non so chi l'abbia detto, però francamente a me personalmente non interessa un granché. Sono indeciso tra il granchio e l'armadillo. Il granchio, una volta che ti dà la chela, può essere molto utile. L'armadillo droppa il suo guscio. Vabbè, mi stai rispiegando, ma lo sappiamo già.
potrebbe essere più utile per l'estetica del bioma, perché allo stesso tempo penso che il cane non lo userò mai. Bisogna fare un po', tirare le somme di tutti i pro e i contro, tutto qui. Cioè, al di là della funzione extra, è pur sempre un mob che viene aggiunto, quindi può anche valere il discorso del mi piace o non mi piace. Tennis non lo seguo, non l'ho mai seguito. Quindi ancora meno. Muretti li chiudiamo dopo. Facciamo così, partiamo dalle diagonali, che è la cosa più immediata. Quale sarebbe l'età minima per giocare all'Ace of P? Basta vedere che peghi ha, ci sarà scritto. Cioè, i videogiochi sono tenuti a specificarlo. No, Harry, ci becchiamo domani a Brescia. No, non dirmi così, Harry. Non dirmi ci becchiamo domani. Sono stato stamattina a Brescia. Ma perché domani? Ma scusami. Chi lo rispetta è il Peggy. Non è che devi rispettarlo per forza, è una legge, è un consiglio all'acquisto, poi se te ne sbatti, te ne sbatti. Qua devo sistemare il muro. Come dall'altro lato. Io e la mia classe andiamo domani. Questa è una grandissima sfiga, mi spiace un casino, però purtroppo noi eravamo lì oggi. Allora, dopo modifichiamo. Vabbè, ma qua non serve neanche abbassarla così tanto, mi sa. Vabbè, intanto facciamolo. Poi si vedrà. Sto pensando che tutta questa parte la coprirò quasi sicuramente, quindi adesso sto tryhardando proprio per un cazzo, ma vabbè. Ormai è fatta. Mi sale la tristezza. Harry, mi spiace. Se vuoi, domani so che c'è Poldo. Lo so, dici.
Non è la stessa cosa. Però se si taglia un po' i capelli verso le spalle, da dietro forse possiamo somigliarci. Quindi magari lo vedi, ah, Eren. No. Pantofola, grazie per i 3 mesi. Bentornato. Ciao, sono nuovo e vorrei abbonarmi. Benvenuto, taglio. Se vuoi, fai pure. No, no, coppini. Non tirate mai coppini agli influencer facendo i simpatici che... Cioè, a me non è mai successo. Ho visto video di gente a cui sono arrivati i coppini. Ah, ciao! A me non è mai successo. Cioè, se a me arrivasse un coppino da dietro, io neanche mi giro. Cioè, proprio mi giro col pugno. Già col pugno. Cioè, ti arriva un cartone in faccia, probabilmente. Proprio di reazione istintiva. Anche con i cornetti, no? Non si tirano i cornetti, ragazzi. A parte che ormai è passato di moda, spero. Ma tutti si ricordano il video del cornetto, ma voi dovete pensare al tizio che ha tirato il cornetto. Che poi si è messo a frignare perché era tutto spaventato che l'hanno acchiappato. Cioè, non è rimasto il giusto messaggio. Al di là del meme che è storico, cioè, penso che neanche il protagonista del meme se la prenda ormai. Però, cioè, voi dovete anche ricordarvi che il tipo che ha tirato il cornetto poi è stato cazziato duro. Cioè, si è messo a piangere, lo hanno trattato male di brutto. Chissà se quel Romix c'ero, peraltro. Io ho fatto un po' di Romix peperini. Ho visto la gente che si pullappava dietro. No, sì, io c'ero al Romix del cornetto. C'ero! Ho visto che poi litigavano dietro lo stand. Ho visto che litigavano. Bisogna ammettere che però c'è della realness. Perché poi c'è stato un pull up. Io non faccio nomi perché non mi faccio i cazzi miei, però a seguito di quell'episodio nel backstage c'è stato il pull up. Mi ricordo, io l'ho visto il pull up. Quindi real come cosa. Ok, questo è fatto. Questo è fatto. Quanti anni sono passati? Tantissimi, non lo so. Proprio roba vecchia. Ma erano tempi folli, ragazzi. Era proprio un'altra YouTube. Cioè, c'era proprio un clima pazzesco. Cioè, era tutta un'esaltazione unica. La gente che veniva, la gente che era lì, erano tutti esaltati. Cioè, io mi ricordo io che vendo 300 magliette in un giorno, la gente che si mena nel backstage, le bolgie che sembrava di essere a un concerto con tutta la gente sotto. Cioè, una roba fuori di testa. Ma sì, ma succedeva di tutto, cioè, un puttanaio era un puttanaio.
Ok. Intanto così abbiamo chiuso la torre e abbiamo fatto. Abbiamo fatto già un bel lavoro perché prima fluttuava, quindi non era proprio bellissimo da vedere. Dobbiamo sistemare questo muro. Per sistemare questo muro devo spostarlo di un blocco, andare contro quello. Come lo finisco? Devo allungare di 2 il merletto. Vediamo internamente. Beh, non dico che erano bei tempi, erano semplicemente dei tempi folli. Io, ad esempio, mi ricordo di aver fatto una fiera che, cioè, non è niente di assurdo, però veniva un sacco di gente a chiedere l'autografo, la foto, e a un certo punto mi ero preso bene e quindi quelli che venivano, io gli firmavo il foglio e poi loro mi dovevano firmare a loro volta il braccio ed ero andato a casa, cioè ero andato via con tutte le braccia scritte di autografi, disegnini, faccine, cioè ero tipo Fedez. E mi ricordo che avevo fatto le storie, poi subito dopo fuori andare al ristorante a flexare, proprio rumorosi. Mangiare e bere proprio come fossimo le cazzo di rockstar del momento, con tutti che ci guardavano. C'era un clima così. C'era un'esaltazione tale che poi, appunto, la gente tira il cornetto, come il concerto, no? Tira l'acqua, la roba sul palco. Lì hanno tirato il cornetto. Quelli che litigano dietro, quelli che si imbucano. Era un macello. Poi sono passati gli anni e si è tutto calmato ed è arrivata la professionalità. E sono arrivate le fiere belle, dove avevi il bodyguard e tutta sta roba qui. E poi è arrivato il Covid, che ha fermato tutto. Però dopo quel casino, perché proprio tu andavi in fiera e c'era la gente. Non dico che rischiava la vita, ma quasi. Cioè, io non so come non sia mai scappato il morto in fiera. Però dovete pensare che la gente stava male. Talmente si accalcavano. Fuori dai padiglioni c'erano appostate le ambulanze. Perché sapevano che dentro la gente sarebbe stata male. E puntualmente per il caldo e la calca, chi veniva schiacciato, portavano via in ambulanza la gente. Cioè, una roba fuori di testa. E siccome c'era questo meccanismo, succedeva che se nelle prime file qualcuno stava male, i buttafuori, i controllori, per assistere le persone che stavano male, li prendevano, li tiravano dentro e li portavano nel backstage per dargli l'acqua e per aiutarli. Quindi, qual è stata la conseguenza di ciò? Che furbamente, molti hanno capito che se facevano finta di stare male, il buttafuori se li caricava in spalla e li portava dietro. E quindi puntualmente si imbucavano le ragazzine nel backstage e una volta entrati non stavano più male e correvano in giro: "Ah, foto, autografo!" Pazzia, follia. E i buttafuori che li inseguivano: "Ah, no, sta cosa no!" E li facevano uscire dal retro. Cioè, capito? Era tutta una roba così. Pazza. Una volta ho incontrato un ragazzo che era diabetico e nella calca gli hanno fatto lo zaino, gli hanno inculato lo zaino con l'insulina. E lui era lì, diabetico, senza insulina, in mezzo alla cazzo di calca del Romix. Gli abbiamo dovuto indicare di andare subito all'ambulanza. Per segnalare la cosa, di chiedere se avessero una scorta, perché metti che si sentiva male, aveva bisogno, rischiava la vita. Boh, cioè, era tutta una roba così. Poi si sono svegliati dopo una serie di episodi e hanno iniziato a fare le fiere decenti, che tu arrivi, no, non entri da davanti, ma arrivi con l'autista che ti porta
nella zona staff e hai la zona ristoro bella chiusa che non può entrare nessuno, hai la sicurezza, hai le transenne fatte in un modo da non accalcare le persone. E poi arrivò al periodo bello, diciamo più bello, perché quel primo periodo era folle. Ok, adesso continuiamo a vedere questa roba qui. Com'è Lanzarote? Lanzarote è molto bella. Un'isola vulcanica. Ci sono... Guardati la mia serie di vlog di tantissimi anni fa, così ti becchi qualche area da visitare. Se vuoi. Ok, da qua devo tirare giù. Me li sono sparati oggi, il museo dei cactus è super carino. Sì, sì, carino quello. Però ci sono cose molto più interessanti, ovviamente. Facciamo Lies of P oggi. Assassin's Creed l'ho fatto ieri, quindi ruotiamo. Ah, peraltro, vi dico un'altra cosa. Io ho chiesto se mi mandano Lords of the Fallen, che è un altro Souls-like. Il problema è che io... Cercando la data d'uscita, ero convinto uscisse a fine ottobre, perché il primo Lords of the Fallen uscì a fine ottobre e hanno fatto un reboot con lo stesso identico nome, e quindi cercando su Google ti dà tipo 28 ottobre, però era del 2014 e io ho letto male la data e ho scoperto oggi che in realtà esce il 13, cioè tra 4 giorni. Io ho appena richiesto un gioco l'altro giorno, che se mi arriva, esce tra 4 giorni, lo voglio fare in live, ma devo ancora finire 2 serie. Quindi non so come farò. Magari tornasse la fissa per gli youtuber. Ma allora, non è stato brutto viverla da youtuber quel periodo, non è stato brutto, perché di fatto noi eravamo delle rockstar. Cioè noi davvero facevamo i bagni di folla, i palchi, facevi fare la ola alla gente. O dal backstage col microfono chiedevi non usciamo se non fate casino, e stivi, la gente che urlava, cioè come fossi un cantante, no? Poi uscivi e non facevi una sega, perché non è che ti metti a cantare, e quindi cioè era molto adrenalinico, infatti erano tutti super esaltati, però erano anche delle situazioni caotiche, pericolose, per una serie di ragioni. E in realtà è molto meglio come si è evoluto poi in un modo più serio rispetto a come era una volta. Cioè, io le fiere che poi ho goduto di più sono state quelle ben organizzate. Poi chiaramente sono esperienze anche... Le persone che venivano alle fiere di una volta, che si vivevano la bolgia, tutta quella situazione lì, magari si sentivano proprio come un concerto, cioè la sensazione poteva essere quella. Immagino quanti sub di adesso saranno stati a fiere messi accanto a sconosciuti. Chissà se oggi saranno amici grazie alla sub. Boh, chi lo sa. Allora, devo andare a recuperare muretti, mezzi blocchi,
trapdoor. Sto facendo il meticoloso per una roba che, ripeto, verrà sicuramente coperta poi. Ok. Guardo lo screen. Sì, rimane solamente questa cosa qui da sistemare. Quindi andiamo a prendere l'occorrente. I ragazzi dell'evento di oggi che hanno fatto la fine erano tutti interessati o c'era gente a caso che si è messa in fila perché eravate famosi? Allora, ecco, l'unica cosa un po' sgradevole sono quelli che si mettono in fila perché vedono la calca e dicono «Ah, ma sì, magari sono famosi». Allora, c'era chi diceva aspetta, ma io ti ho già visto, ma tu sei...» E poi ci pensano e dicono «Ah, ma sei Tearless Raptor, sei Eren, sei così». Quindi, sì, chiaramente vengono per... fare la foto e dire ho incontrato uno youtuber. Per quanto valga. Però. Poi ci sono quelli che arrivano che proprio non sanno chi tu sia. E a me è capitato che mentre eravamo lì si avvicinano dal lato due. Oh, ma siete tipo famosi? E io mi sono girato e ho detto no, no, non siamo famosi, vai via, vai via. E se n'è andato. Cioè, che cazzo vuol dire? Ti dico di... Cioè, siamo qua con la fila davanti. Ci conosceranno, immagino. Cioè, se ti rispondevo di sì, poi che facevi? Volevi fare la foto? Vai in fila, non rompere i coglioni. Eh sì, la facevano perché la facevano tutti. Gli ho detto, no, non siamo famosi. Vai, puoi andare, c'è una roba così e se n'è andato. Che dire, Mattias, grazie per i 7 mesi. Vabbè, quello è un classico, sempre è stato così. Ok, dovrebbe bastare tutta sta roba. E poi invece l'ultimo aneddoto divertente di oggi. Eravamo al ristorante a mangiare. E al ristorante abbiamo parlato come al solito di lavoro, di tutto e di più. Parlando anche di cose magari un po' privatine, anche altre persone, nomi, cognomi, cifre, cose, tutto. Poi usciamo, salta fuori che un ragazzo che credo fosse al ristorante ci conosceva, ci ha chiesto una foto. Quindi non so se si era accorto all'ultimo, perché se no si è sentito tutti i cazzi nostri dall'inizio alla fine. Abbiamo detto delle cose grevissime, pazzesche, se le sentite tutte. Mi sembra interessato che odore avessero le persone famose. Questa è una cosa, è un po' creepy questa cosa. Sapeva troppo, dovevi eliminarlo. Ma no, sembrava un ragazzo a posto, dai. Mi è sembrato a posto. Era semplicemente contento di averci incrociato. Allora. Cimice. Cioè, mi è entrata una cimice in studio. Aspettate. Dov'è? Che palle.
La sento. Percepisco la sua presenza. Le maledette. Non avete idea di quante in sti giorni ne accompagno fuori. Non si sa perché, ma con questo clima strano ne stanno spuntando un casino ultimamente. E siccome le case sono belle calde, si mettono, si attaccano alle pareti e cercano poi di entrare, le bastarde. Quindi ogni giorno faccio la ronda del balcone, le levo tutte. Kamado, buonasera, bentornato. Ale, questa domanda non farmela, non intendo rispondere, no. Non è il luogo adatto. Vabbè, niente, allora, dovendo finire qui, facciamo semplicemente così. Solo che sotto dovrei fare in questo caso. Questo. Mi dà un po' fastidio, però. Spero abbia senso. Bene, mi mancano adesso i muretti qui. Vediamo come siamo messi. Ok, va bene. Ok. Ma in realtà funziona bene anche così. Ce la posso fare. Ok. Quindi, sistemato il muretto. Abbiamo sistemato la torre. Il terraforming. Tutte le basi. Oggi è stata un po' una live sporca, diciamo. Abbiamo fatto un po' il lavoro sporco, abbiamo sistemato tutto. Però ci sta. Cioè, alla fine terraforming non ho fatto una sega comunque, perché solo per abbassare la torre abbiamo tirato le 10 e un quarto. C'è uno youtuber straniero che ti assomiglia molto per i contenuti che porti. Salutamelo, non so cosa dirti. D'altronde, cioè, Minecraft è quello, non è che ci si può inventare più di tanto. Se qualche torretta piccola delle mura la fai tipo più alta con un tetto diverso, non lo so se mi convince come cosa. Fai vedere nuovi ingressi. Allora, in realtà non sono di oggi, però abbiamo questo. Porta nella torre a cui stavamo lavorando. Perché non gioco con le shaders? Perché questa è la vanilla, quindi non serve. Questo è l'ingresso principale col portone. E poi quest'altra torre ha l'ingresso obliquo. E poi dentro, ovviamente, ancora tutto vuoto. E questo è quanto. Sì, poi se uso troppo le shaders mi esplode il computer. Le shaders mi vanno molto meglio con la Coblemon che in vanilla. È assurdo, ma è così. Per questo le uso nella Coblemon fisse. In vanilla mi danno problemi. L'ingresso sotto la torre? Che vuol dire questa domanda? Bentornato, Regas. Grazie dei 44 mesi.
quell'ingresso lì? Non ho capito la domanda. Cioè, l'ingresso sotto la torre? Cosa vuoi sapere? Quando gioco con le shaders faccio tanti FPS fino a 170, però la temperatura della scheda video arriva a 80. Ho capito. Allora, 80 gradi... in realtà 80 gradi è già bello... bello tosto. Non farlo, cioè abbassali. La porta sotto non conduce a niente, se intendete quella. Per ora non porta nulla. Ecco, un'altra live sporca che dovremmo fare. Lavoro sporco, in quel senso. Sarà fare tutti i collegamenti delle mura. Quindi, ad esempio, questa parte deve poter entrare qui dentro. Infatti lì poi sarà sicuramente modificato ulteriormente. Qui scenderemo di un gradino, si entra dentro, si esce dall'altra parte. Dobbiamo collegare qua con qua, i ponti, il ponte obliquo, tutte ste robe. Ma per adesso direi che ci possiamo fermare qui. Quindi andiamo a completare il libro di Sub e poi passiamo all'Eyes of P. Forse un po' presto, però non voglio fare tardissimo oggi con la live. Dato che è stata una giornata bella tosta, poi magari non è il caso di fare troppo tardi. L'ho vista! Ho visto la cimice pazza. Bastarda. Allora. Segniamo gli altri nomi. Poi come cazzo è entrata? Questo io non capisco. Cioè, continuano a trovare accessi che non esistono. Ops. Rifacciamo. Matti Ferri, Tom. Ok, potrebbe diventare un problema. Fermi. Si sta avvicinando a me. Facciamo una bella cosa. Non voglio dare spettacolo durante la caccia. Vista! Bastarda! Ce l'ho, l'ho presa. Arrivo, eh. La accompagno fuori, dalla porta. Bene, bene. Se l'è cercata lei. Con accompagnare fuori intendo che ho aperto la finestra e l'ho fatto uscire. Bene, possiamo segnare i nomi sul libro. Bentornato Cliptron. Grazie per i 30 mesi.
No, serviva a togliere la webcam. No, non è 1-0 per Eren. Cioè, il problema è che ogni giorno sono 5-6, penso. E Cliptron, eccoci qui. Oh, che bello. Questo episodio live verrà poi ricaricato. Un saluto a chi guarda sul canale di Ezzalb e si è visto questo intermezzo senza senso di io che do la caccia a una cimice. Ma adesso possiamo salutare la survival e cambiare. Quindi, ciao a tutti.